Allora, vorrei parlare del fatto di cronaca della donna che ha investito più volte il clochard che gli aveva appena rubato la borsa. Allora, naturalmente prenderò l'argomento alla mia maniera. Non starò a dire se ha fatto bene il clochard, se ha fatto bene la signora, se va santificato il clochard con una piazza nazionale, come spesso succede a Roma, come spesso succede in Italia, oppure se la signora va o festeggiata o messa alla gogna. Di questo non mi interessa. Voglio analizzare il fatto in un altro modo. Allora, dunque, da una parte abbiamo un personaggio politicamente corretto. Quindi, clochard, straniero, ladro per disperazione, morto ammazzato. Dall'altra parte abbiamo la quasi totalità del politicamente scorretto, ovvero bianco, ricco, col SUV, ricca con l'espressione più totale della sua ricchezza, quindi la borsa di marca con i soldi dentro, con sicuramente gioielli addosso e via. Hanno forse probabilmente dimenticato soltanto un punto essenziale del personaggio. Era una donna, perché noi sappiamo che se fosse stato un uomo bianco, ricco e assassino, a quest'ora sarebbe già, anche se in Italia non esiste, però praticamente come se fosse sulla sedia elettrica. Parliamoci chiaro, così funziona in Italia, perché se sei bianco, uomo e ricco, ti sei fatto gli affari tuoi. Adesso come si evolverà questa situazione? Appena successo il fatto, io ho detto, indipendentemente da tutto, alla signora non faranno nulla. Ma perché non faranno nulla? Non me ne vogliano le donne all'ascolto, ma in Italia le donne la fanno sempre franca. E non dite che non è vero. Io qualche giorno fa ero con un amico dei Castelli. È un omone alto, ma forse più di 2 metri, alto e largo 2x2, e la moglie da cui si sta separando gli ha lanciato un suppellettile di quelli, gli ha spaccato 2 denti, praticamente tra un po' che arrestano a lui, perché ma lui poi è una persona buona come il pane, lui non ha mai fatto nulla, solo che la moglie, un pochetto sclerotica, gli ha tirato sto vasetto, sto suppellettile contro i denti, gli ha spaccato 2 denti, quasi che il giudice arresta lui, nonostante fosse la vittima. E allora c'è una cosa che fa ancora più schifo degli assassini. Quelli che mi fanno più schifo, gli assassini mi fanno schifo, ma quelli che mi fanno ancora più schifo sono i garantisti, sono i perbenisti, sono quelli che nessuno tocchi Caino. No, chi ha sbagliato, sia l'uno, sia l'altra, sia quello che è, deve sempre pagare, altrimenti se cominciamo a non avere la legge dalla parte di chi per primo ha commesso un reato, e non andiamo da nessuna parte. Comunque, queste non sono
non sono cose che devo toccare io, non mi interessa. Solo che parliamo appunto dell'approccio. Come andrà a finire questa storia? La storia andrà a finire esattamente come vi ho detto. Hanno dimenticato un punto fondamentale, che questa persona poteva essere messo con le spalle al muro soltanto se fosse stato bianco, maschio, ricco e col sub. Allora non si sarebbe salvato. Visto che è bianca, ricca, col sub, ma è donna, io vi dico che questa persona si salverà. Non farà nulla, non farà galera, non farà ergastolo, non farà 20 anni, non farà nulla. Insomma, per concludere, io penso che il garantismo sia una gran bella cosa, però bisogna anche ammettere che ormai in Italia il garantismo va come non deve andare, va soltanto in direzioni che non sono quelle della giustizia. E vi ho portato questo esempio proprio per il fatto che si sono trovate a battersi due categorie che in Italia, ma non me ne vogliano le donne, io porto soltanto dei dati di fatto, a me non interessa, anzi io dico sempre che saranno le donne a salvarci, perché le donne sono più intelligenti, perché le donne sono più furbe, perché le donne sono più scaltre, perché le donne hanno più coraggio degli uomini. Però in questo momento si sono trovate a scontrarsi due categorie notevolmente difese dalla magistratura, dall'opinione pubblica, ovvero extracomunitari, poveri e disperati, e donne, anche se in questo caso una donna un po' particolare, perché ricca, bella, col sub e via discorrendo. Quindi questo è una notizia, un evento di cronaca che rimarrà per molti giorni al centro delle attenzioni, un po' per la sua particolarità, un po' perché troverà nell'opinione pubblica un casino di pensieri opposti e contrari. Quindi io la penso così. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Ragazzi, ci vediamo domani.